Per partiti e movimenti politici è stato il giorno della presentazione delle liste dei candidati alle politiche del 25 settembre prossimo. Per la Lega in Calabria al Senato il capolista è Matteo Salvini, poi Tilde Minasi, Fausto De Angelis, Caterina Capponi. Alla Camera capolista Simona Luizzo, seguono Giacomo Saccomanno, Maria Carmela Iannini, Nicola Daniele. A presentare le liste c'era il vice segretario nazionale Andrea Crippa. L'obiettivo è quello di portare a Roma le istanze di questa meravigliosa terra che ha bisogno di lavoro, che ha bisogno di infrastrutture, che ha bisogno anche di un po' più di dignità e rispetto. La lista proporzionale del Movimento 5 Stelle alla Camera vedrà al numero 1 Federico Cafiero De Rao, al 2 Vittoria Baldino, a seguire l'uscente Riccardo Tucci e al numero 4 l'uscente Anna Laura Orrico. La lista proporzionale al Senato invece vedrà al numero 1 Roberto Scarpinato, al 2 Elisabetta Barbuto, al 3 Giuseppe Audino, al 4 Terese Sicoli. Questa lista esprime la volontà della nostra base, che attraverso le parlamentari con un voto di oltre 50.000 iscritti ha indicato una lista di persone che vengono contemporaneamente dalla società civile, di persone che hanno dimostrato il loro valore, il loro percorso all'interno del Movimento 5 Stelle. Sarà invece Luigi Di Maio, il capolista in Calabria di Impegno Civico. Dopo Di Maio, nel listino della Camera, al numero 2, sarà candidata Dalila Nesci, che inoltre correrà per il centro-sinistra nel collegio Vibo Valentia, Piana di Gioia Tauro, per Montecitorio. Capolista di Impegno Civico al Senato in Calabria, il deputato uscente Pino D'Ippolito. Per Forza Italia, capolista al Senato, è l'ex sindaco di Cosenza Mario Occhiuto. A seguire la deputata uscente Maria Tripodi, Giacomo Crinò, Carmela Pedà. Alla Camera gli azzurri schierano il coordinatore regionale Giuseppe Mangialavori e gli uscenti Fulvia Caligiuri, Sergio Torromino, Silvia Vono. Andrea Gentile è candidato nel collegio Cosenza Tirreno della Camera. Confermato a Reggio e nella Locride Francesco Cannizzaro. Giovanni Arruzzolo correrà invece nel collegio di Vibo Valentia, Piana di Gioia Tauro. Siamo riusciti a difendere la nostra regione. Siamo una delle poche appunto che non ha avuto candidature esterne e questo è il segno di un rispetto che il Partito Nazionale ha voluto dare e riconoscere a una classe dirigente che ha dimostrato e dimostrerà anche in questa competizione elettorale il suo valore. Fratelli d'Italia corre con i big del territorio, la parlamentare uscente, coordinatrice regionale Wanda Ferro e l'assessore regionale al turismo Fausto Orsomarso. Ci si approccia con i programmi, i temi e le proposte, con le soluzioni, con quello che i cittadini vogliono rispetto al caro bolletta e tutti i problemi che quotidianamente attanagliano famiglie, fasce deboli piuttosto che gli imprenditori. Ci si approccia con la consapevolezza di una battaglia seria, anche se purtroppo ridotta nei tempi, ma che vedrà, credo, un confronto di idee, di proposte, ma soprattutto che vedrà per la prima volta, auspico e sono certa, per la prima volta una donna leader di questo paese. Maria Elena Boschi come capolista alla Camera nel collegio plurinominale. Italia Viva in Calabria prende anche la seconda postazione nel plurinominale alla Camera con il senatore uscente Ernesto Magorno. Ai calendiani di Azione invece va la testa del listino plurinominale per il Senato con il coordinatore regionale Fabio Scionti. Scionti è seguito da Daniela Ventura, Giovanni Parisi, Daniela Rotella.